C'è una situazione molto preoccupante nel nostro territorio, cioè la gestione di questi servizi, prevalentemente l'acqua e il gas, è molto frammentata, ci sono molte aziende che si occupano della gestione appunto dell'acqua, per esempio 8 sull'acqua e 8 sul gas, che è un'assurdità, un'anomalia tutta maceratese. Se noi pensiamo che grandi città come Genova, Bologna, Roma hanno un'unica società e parliamo di milioni di utenti, e questo consente di fare massa critica, di fare investimenti e di abbassare la tariffa. Il nostro nanismo invece si ripercuote sulle tariffe, quindi sulle famiglie che devono farsi carico di costi aggiuntivi, e io credo che siano proprio i costi poi della politica. Questa iniziativa è proposta dalla CISL Macerata, ma sta molto a cuore a tutto il sindacato regionale. Chiediamo infatti alla Regione di farsi carico di una proposta di legge che definisca iato gli ambiti in cui i servizi di gas, acqua e rifiuti devono essere espletati, con l'obiettivo di valorizzare la risorsa lavoro, quindi i lavoratori che sono in queste aziende, con l'obiettivo di calmierare, tenere sotto controllo le tariffe per i cittadini che purtroppo stanno aumentando, e favorire le aggregazioni fra le tante imprese che noi abbiamo sul nostro territorio. I comuni possiedono molte imprese, c'è scarsa capacità di aggregazione, crediamo che si possa lavorare per questo tipo di percorso. Credo che l'opportunità di questo incontro sia davvero pregnante, anche perché probabilmente siamo in un periodo in cui il dibattito, il confronto sui servizi pubblici locali merita di essere affrontato in maniera definitiva, anche nella cornice, nel contesto normativo purtroppo abbastanza confuso. Noi come Regione Marche abbiamo, come dire, intrapreso un percorso che vada nella definizione di una diversa organizzazione, così come l'attuale normativa prescrive, il decreto Ronchi. Non ancora abbiamo abbandonato la speranza che attraverso la misura referendaria del giugno prossimo in realtà questo decreto venga abrogato. Questa è la nostra prima aspettativa.